Rientrato allarme bomba davanti a Palazzo Chigi. Non c'è esplosivo. L'allarme era scattato alla Galleria Sordi, a pochi metri dalla sede del governo. Sul posto sono accorse le forze dell'ordine, che hanno appurato come il pacco sospetto fosse privo di sostanze esplosive. Prima di cominciare iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati. Anche un like per noi è molto importante. Seguitemi anche sui miei social e sugli altri miei canali. Troverete tutti i link in descrizione. Grazie mille! Non c'è esplosivo nel pacco sospetto che aveva fatto scattare un allarme bomba in via dei Sabini a Roma, a un passo da Palazzo Chigi. Lo ha appreso l'agenzia AGI da fonti investigative. L'allarme ordigno davanti alla Galleria Sordi era scattato dopo le 18:30 di giovedì 16 febbraio. Sono accorsi sul lato sinistro della storica galleria nel centro della capitale polizia e carabinieri che hanno transennato gli accessi a via Santa Maria in via, la strada che collega Largo Chigi alla Galleria Sordi, e alla Fontana di Trevi. Sul posto sono accorsi anche gli artificieri per visionare il pacco sospetto. Alle 19 era prevista una conferenza stampa con il vicepremier Tajani, il sottosegretario Mantovano e i ministri Fitto e Giorgetti. Tajani e Fitto hanno comunque percorso a piedi il tratto di strada che separa Palazzo Chigi, dove si è tenuto il Consiglio dei Ministri, dalla sala polifunzionale. La notizia per il momento, è solo per il momento, termina qui. Se non lo avete ancora fatto, questo è il momento giusto per iscriversi al canale. Attivate anche la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati e non perdervi neanche un video. Seguiteci anche sugli altri canali e sui social. Troverete tutti i link in descrizione. Lasciate anche un like e un commento, ci aiuterà ad indicizzare meglio il nostro canale. Grazie mille del sostegno. A questo punto io vi auguro una splendida giornata. L'appuntamento è sempre per la prossima notizia.